di Serie D ha sempre lo stesso padrone. Si tratta del club Quadrifoglio Soverato, vittorioso per la quarta volta consecutiva su 4 giornate di campionato e sempre più leader della classifica. Nel match disputatosi nel giorno dell'Epifania, al Palascoppa, i biancorossi di mister Antonio Vitale superano per 6-2 il Nausica Calcio a 5, salendo così a quota 12 punti. A dispetto del punteggio, gli Andriolesi hanno offerto un'ottima prestazione sul parquet soveratese, tenendo testa ai locali per gran parte di gara. Il primo tempo conclusosi sul 2-1 in favore del Quadrifoglio, grazie alle reti di Parisi e Girillo per i soveratesi e Papaleo per il Nausica. Nella ripresa sale in cattedra Sinopoli, autore di una tripletta. L'ultima firma invece è di Giacomo D'Aquino. Per gli ospiti realizza la rete della bandiera a Piroso. La prossima trasferta per il club Quadrifoglio Soverato è di quelle impegnative. Ad attendere i soveratesi, infatti, ci sarà il Futsal Catanzaro. L'obiettivo per la squadra del presidente Gualtieri sarà quello di continuare su questa strada.